letteralmente defenestrato. Dalla folla inferocita che, ecco, insomma, ha detto sì, va bene la politica del tipartismo, però noi vogliamo i servizi. La stessa cosa è accaduta parente in Ohio. Noi questa notizia non l'abbiamo avuta, non l'abbiamo ricevuta. Nessuno parente ce l'ha comunicato, non sono i grandi media, insomma, né la CNN né i grandi parenti mezzi di comunicazione internazionale. E poi perché in qualche modo in quei giorni stavano scoppiando parente le cosiddette rivoluzioni in Nord Africa. In realtà la cronologia è tutta quanta incentrata sul mese di gennaio-febbraio. Ed è Algeria, Tunisia, Egitto, Libia. L'altra deficienza a cui voglio fare riferimento è che hanno inizialmente i nostri media e i media internazionali mostrato queste rivoluzioni, perché, poi spiegherò anche perché veramente ho cambiato idea rispetto a questa cosa. Io all'inizio le identificavo come semplici rivolte, lasciandomi in qualche modo trascinare una sorta di scetticismo nei confronti di ciò che stava accadendo in quei paesi. I nostri media invece ovviamente si sono impegnati a disegnare, a fotografare quella situazione come una sorta di giaccheria cinquecentesca di pezzenti e di beduini con le pezze al culo che insomma stavano per abbattere i due baluardi che l'Occidente aveva costruito, nutrito e coltivato in Nord Africa contro il fondamentalismo islamico. In realtà non è successo questo. Non è successo questo perché la storia di quelle rivoluzioni parte da molto lontano. In Algeria parte addirittura dagli anni 90. Nonostante l'Algeria abbia subito comunque il disastro di una guerra civile ferocissima al suo interno, tra l'esercito e il fronte islamico di salvezza. Ma quello che è stato ancora più devastante, al di là di questa guerra civile, è stata la distruzione dei tre pilastri su cui si reggeva la società algerina, che era lavoro, istruzione, sanità. L'Algeria, dal 92 in poi, decide di adottare parente le politiche di aggiustamento del Fondo Monetario Internazionale, il che significa privatizzazioni. Da questo nascono tutta una serie di manifestazioni, di scioperi, che non hanno avuto però l'esito che hanno avuto in Tunisia e in Egitto. L'esito è stato diverso per alcune ragioni. Diciamo un indebolimento del fronte delle sinistre in Algeria, dovuto alla guerra civile. La stretta alleanza tra i servizi di sicurezza algerini e l'esercito algerino, cosa che non è accaduta né in Tunisia e né in Egitto. In qualche modo in Tunisia e in Egitto l'esercito si è opposto alle azioni svolte dalla polizia segreta. Dovete pensare che in Tunisia il sistema di controllo di Ben Ali, del Nodestur, il leader del Nodestur e il leader indiscusso parente di tutta la Tunisia, era il rapporto parente di uno ad uno con la popolazione civile. Cioè immaginare che un cittadino, un agente dei servizi. Shebsi, il primo ministro oggi in carica, sta ancora affrontando questo problema. Cioè loro non hanno cognizione, non hanno contezza del numero esatto delle organizzazioni utilizzate da Ben Ali per reprimere le rivolte. Organizzazione messa in piedi da Ben Ali non già dall'inizio della presa del potere, ma in realtà da quando gli scioperi nel bacino parente minerale di fosfati di Gafsa si fanno parente più pressanti. Quando parente gli scioperi nelle zone parente di Kasserine, la zona agricola, si fanno più pressanti. Quello è il momento in cui c'è la massima repressione da parte del regime di Ben Ali. La Tunisia, a differenza dell'Egitto, non ha industria, è un paese dove si fa dumping, fondamentalmente, da parte delle nostre aziende. Il dato di competitività della Tunisia
rispetto agli altri paesi del Maghreb è il bassissimo costo del lavoro. Questa situazione ovviamente ha raggiunto un limite. Ha raggiunto un limite quando appunto gli operai, anzi i minatori, ovviamente, il bacino ovviamente, di Gafsa e i contadini hanno deciso di ribellarsi. Dopo, successivamente, un fronte composto da giovani avvocati disoccupati si è innestato su questa protesta, trasformando le rivendicazioni della classe lavoratrice tunisina in rivendicazioni di tipo borghese. E, de facto, rubando in qualche modo la scena alla classe lavoratrice, anzi alle classi lavoratrici. Paradossalmente ciò è accaduto anche in Egitto. L'Egitto subisce un processo di privatizzazione ancora prima dell'Algeria. Sadat nel 70 dà vita al cosiddetto processo di infitah, cioè di liberalizzazione e privatizzazione di tutto ciò che era stato nazionalizzato da Nasser. L'unica fabbia che riesce a resistere a questa onda di privatizzazioni è una fabbrica tessile, una seteria di grandissima e lunghissima tradizione, che era la seteria di Misr, che riesce a conservare il suo statuto di fabbrica sovietica. Cioè è una fabbrica che al suo interno ha scuole, palestre, centri insomma per gli anziani operai, centri per i figli degli operai, è l'unica realtà che riesce a resistere a questa grandissima ondata di privatizzazione. Ed è da lì che parte la rivoluzione egiziana. È da lì che parte la rivoluzione del 2007. E questi veramente moti da parte degli operai, che sono fortissimi, sono durissimi. Nel 2008, durante l'operazione Piombo Fuso, gli operai egiziani bloccano il paese, mostrando veramente una coscienza così avanzata che i loro governanti e i loro rappresentanti se la sognavano. A questi scioperi degli operai si ricollegano ovviamente gli scioperi dei contadini del delta del Nilo, che dai tempi di Nasser loro stanno aspettando una vera riforma agraria. Scusate se sto andando molto per grandi linee. Il problema centrale rimane sempre ovviamente quello di una informazione che ci ha mostrato ovviamente in un primo tempo i beduini brutti, sporchi e cattivi che vogliono abbattere i difensori della democrazia. In un secondo tempo, una volta che insomma ormai erano andati per spacciati Ben Ali e Mubarak, ma questi sono i democratici, vogliono la democrazia all'occidentale, vogliono reclamano diritti civili, diritti borghesi. Esattamente. C'era a un certo punto hanno paventato questo pericolo dei fratelli musulmani, come era stato paventato anche in Tunisia. Qui voglio spendere due parole insomma sulla questione del fondamentalismo islamico. In Tunisia non ci sono gruppi fondamentalisti islamici. L'ENADA, che insieme al PDP, il Partito della Democrazia del Progresso, sono i maggiori partiti in Tunisia in questo momento, in realtà ci sarebbe anche una terza forza, che potrebbe essere un po' di sinistra che riunisce insieme il Partito Comunista Operaio Tunisino, l'Etat Shid e altre formazioni minori. E in caso di elezioni, se queste formazioni di sinistra si presentassero unite in un'unica lista, otterrebbero sicuramente la maggioranza dei voti. Torniamo alla questione degli islamisti. Gli unici islamisti presenti in Tunisia sono dei gruppi salafiti, sponsorizzati e finanziati dall'Arabia Saudita. Ma come ci riportava la compagna tunisina Samia Frawis, dirigente del PCOT, che venne a Napoli due mesi fa, ci disse: guardate, i salafiti vengono buttati fuori dalle manifestazioni, cioè sono i tunisini a non volere questi fondamentalisti, e rappresentano tra l'altro una percentuale totalmente residuale nel panorama politico tunisino. Storia diversa per l'ENADA. L'ENADA in realtà ha come modello di riferimento la KP di Erdogan, il premier turco. Quindi è una forza estremamente moderata,
che ha accettato veramente che le liste elettorali siano paritarie rispetto alla parità di genere, e quindi veramente si presenta come il volto moderato dell'Islam. Noi lo stesso discorso vorremmo farlo veramente con la Muslim Brotherhood in Egitto, cioè la Fratellanza Musulmana. Difatti in questo momento in Egitto il Consiglio Superiore delle Forze Armate e i Fratelli Musulmani in qualche modo formano un binomio che reprime nei fatti le rivendicazioni sociali che vengono ancora avanzate dalle classi lavoratrici. Qui torno a quello che dicevo all'inizio, perché ho detto, guardate, io ho cambiato idea. A un certo punto pensavo fossero, anche io pensavo, vabbè, sarà una cosa da rivolta, insomma, le rivendicazioni dei diritti congregativo borghesi, non c'entra nulla, insomma, con le classi lavoratrici. In realtà il dirigente del Partito Comunista Egiziano, rinato veramente dopo anni di repressione cominciava già ai tempi di Nasser, la presa del potere, in realtà loro dicono la rivoluzione sta continuando. Il nostro obiettivo è portare a compimento la rivoluzione. I movimenti tunisini, veramente Casba 1, Casba 2 e Casba 3, che racchiudono poi le forze della sinistra, sono una sorta di forum tunisini, loro veramente ci dicono no, la rivoluzione non è finita. Cioè in Occidente può sembrare che ormai la situazione sia risolta, che insomma è andata, no, il Consiglio delle Forze Armate è andato a Fondo Monetario Internazionale, ha chiamato il capo, ha chiesto 3 miliardi di dollari, insomma, di aiuti. Il Fondo Monetario Internazionale ha detto: tu mi garantisci che nessuna delle risorse verrà nazionalizzata? Il Consiglio sulle Forze Armate ha detto: sì, te lo garantisco. Insomma, sull'unghia. La stessa cosa è andata fatta a Scepsi in Europa. Anche lui ha dovuto garantire che le risorse sarebbero restate in mano ai privati. E quindi ha avuto anche il suo bel prestito. Dal punto di vista delle classi lavoratrici, le trasformazioni non hanno portato a alcun cambiamento. Ed ecco perché la continua affermazione da parte della rivoluzione è ancora in corso. Da questo mi voglio spostare invece alla vicenda mediatica che ha avuto maggiore risonanza in questi giorni, che è la vicenda libica. Ora, se voi confrontate le dichiarazioni dei leader europei, in primis Sarkozy addirittura ha detto ad Ben Ali, suo carissimo amico, guarda, per reprimere questa racaille, termine usato già per le rivolte delle balie, io ti faccio arrivare i miei flicker, cioè i poliziotti francesi. Se non bastasse, ti faccio arrivare anche la legione straniera in Tunisia. Cameron più o meno sulla sua stessa linea, e anche il nostro governo sulla sua stessa linea. In Egitto tutti si muovevano su questa linea, molto cauti, molto attenti, molto, molto prudenti. Sulla Libia invece no. Sulla Libia noi abbiamo un gruppo di sconosciuti che un giorno ha imbracciato le armi a Bengasi, ha inalberato la bandiera, di quella putrida monarchia veramente antisemita di Re Idris, e ha iniziato con quella che è una guerra civile per il controllo del paese. Però lì, come posso dire, lì cane pazzo Gheddafi, come lo definì parente Reagan nell'86 in occasione dei bombardamenti su Tripoli, lì cane pazzo in qualche modo non stava più servendo gli interessi delle potenze europee e degli Stati Uniti. Ma tutto non li stava più servendo, perché l'obiettivo di Gheddafi, a quanto noi possiamo dedurre dai dati meramente economici, sarebbe stato quello di trasformare la Libia in una sorta di petromonarchia sul modello di quella del Golfo. Lo strumento per questa trasformazione era l'accordo EPSA 4. È un accordo che prevede che il 75% delle royalties rimangano alla Libia. La Total ha sottoscritto questo accordo pur di rimanere in Libia. Il petrolio libico è molto molto particolare, non ha bisogno di eccessivi processi di raffinazione. Quindi, in quel caso, a fronte di ciò, a fronte anche del fatto che la BP era
fuori dal mercato libico, era stata buttata fuori dal mercato ovviamente delle trivellazioni offshore ovviamente dopo il disastro in Louisiana dagli Stati Uniti, cerca appunto ovviamente di entrare in Libia. In quel momento l'opinione ovviamente pubblica è bombardata dalla gran cassa mediatica dei combattenti per la libertà. Questi shebab libici, insomma, che inalbero questo tricolore e che si stanno liberando di questa feroce dittatura fascista. Guardate, questa è una cosa che ha colpito anche noi a sinistra. Io spesso ho sentito veramente parlare, veramente alcuni compagni, beh, bisogna sostenere i ribelli libici perché è come la guerra civile veramente del 36 in Spagna. A me è venuto fritto un gol, freddo addosso quando se ne sta con accappata la pelle. Noi oggi non sappiamo chi siano gli Shebab, non sappiamo veramente chi è il Consiglio Nazionale di Transitorio, cioè possiamo dire sono ex gheddafisti, Jibril, Jalud fuggito veramente in Italia, giorno prima veramente era insomma uno dei fedelissimi di Gheddafi, anche se negli ultimi tempi è caduto un po' in disgrazia. Tutto questo veramente è stato fatto, e questo l'abbiamo detto anche veramente in questi giorni, per il petrolio, per il gas, per i fondi di investimento libici che sono ingentissimi. I ribelli pagheranno le spese militari con i fondi di investimento libici, perché non hanno altro veramente con cui pagarli. A questo punto naturalmente tutte quelle poche conquiste che erano rimaste anche in Libia andranno a farsi benedire. È come se noi in questi anni, dalla fine dell'Unione Sovietica, avessimo assistito a una sorta di effetto domino, in cui il dito che fa cadere il primo tassello è quello degli Stati Uniti, in cui i paesi, prima la Jugoslavia, poi l'Iraq di Saddam Hussein, poi attraverso le politiche finanziarie del Fondo Monetario per i paesi del Nord Africa. E oggi ho l'impressione che toccherà ai paesi dell'Unione Africana. Cioè, teniamo presente che Gheddafi, per quanto detestabile potesse essere, ignobile anche per il trattato comunque sull'immigrazione che ha sottoscritto con l'Italia, e che il CNT ha subito immediatamente rinnovato, appena i ribelli veramente delle montagne del Fezzano sono entrati veramente a Tripoli, il CNT veramente è corso in Italia veramente a firmare l'accordo. Tra l'altro le trattative, questo è molto molto peculiare, le trattative del nostro governo le ha portate avanti Scaroni, AD Relleni. Questa dice lunga insomma su come il nostro paese. Allora veramente, Gheddafi, dicevo, ha dato vita al Fondo Monetario Africano per far uscire dall'orbita del Fondo Monetario Internazionale l'Africa e i paesi africani. Aveva dato vita praticamente alla Banca Centrale Africana, di cui la Libia era il maggiore azionista. Ora la domanda che ci dobbiamo porre è: queste istituzioni che fine faranno quando adesso il maggiore responsabile della loro creazione è venuto a cadere? Teniamo conto che la Libia in questi anni, nel ventennio 80-90, ha agito da forza di interdizione per i francesi nella zona del Sahel e dell'Africa ovviamente occidentale. Operazione ovviamente che stava conducendo in qualche modo, per quanto riguarda l'aspetto meramente economico, insieme ai cinesi, che avevano grandissimi investimenti in termini infrastrutturali in tutto la zona del Sahel, cioè tutta quella zona va dal Mali, alla Mauritania, passando per il Niger, fino al Sudan. Questi sono scenari che noi abbiamo ancora aperti. Ora la domanda che a volte hanno fatto alcuni compagni, dice ok, in Nord Africa è accaduto tutto questo, ma nella zona che è stata sempre la più calda, quella che è stata sempre più avanzata dal punto di vista di elaborazione politica, teorica, anche per noi della sinistra, e c'è la Palestina, che cosa è accaduto? Anzi, che cosa non è accaduto? Io ho fatto tutto questo parostilo per arrivare qui in pratica.
discorso lungo. Allora, in realtà, in questo momento, in Israele e Palestina sta accadendo qualcosa di estremamente particolare. Israele è presente il momento degli indignati. Mentre gli indignati, che ha la sua massima espressione per quanto riguarda il numero di persone che riesce a raccogliere e a portare in piazza a Tel Aviv e a Gerusalemme. Ma un movimento estremamente particolare, perché vede la presenza anche dei coloni. Allora, gli indignati chiedono giustizia sociale, chiedono salari più alti, la composizione è quella della classe media, il proletariato è quasi estraneo a questo tipo di manifestazioni, tranne in alcune città vedremo pure quali. Le rivendicazioni sono aumenti salariali per i dipendenti pubblici, posso dire misure di controllo per il caro vita, e la vita lì in Israele è cara effettivamente, cioè per noi europei è molto bassa, insomma lo shekel vale veramente pochissimo, insomma 20 shekel su 2 euro, però lì è molto molto cara. Paragonato ai costi della vita, a costi della vita europei, Israele. La domanda maggiore è stata la domanda di abitazioni. Ora, su questa domanda di abitazioni, il movimento dei coloni, che è organizzato e strutturato, si è infiltrato nelle proteste. E difatti, Netanyahu, lui ha risposto a quelle richieste. Ha detto va bene, facciamo un'altra 600 unità abitative nei territori occupati, per la precisione nella colonia di Male Adumim, che circonda Israele, che circonda Gerusalemme Est, cioè la parte palestinese di Gerusalemme, e quindi la chiude e la isola dal resto della West Bank, della Cisgiordania. L'unico partito che in realtà ha cercato di sensibilizzare sul problema della giustizia sociale avrebbe dovuto coinvolgere sia israeliani che palestinesi è stato il Partito Comunista Israeliano. Ma il Partito Comunista Israeliano ha un limite, è composto la maggior parte da arabi israeliani, è una bassa percentuale di israeliani, cioè gli arabi israeliani sono quei palestinesi che sono rimasti dopo la pulizia etnica del 48 e del 67 nei territori parenti che Israele si è annessa, e vengono definiti arabi israeliani, e nei fatti sono cittadini di serie B, discriminati, insomma, in maniera straordinaria. Addirittura alcuni loro movimenti lanciarono questa provocazione: fateci fare servizio militare in Israele. Perché fare il servizio militare in Israele significa avere il riconoscimento dei diritti civili. L'unico luogo, anzi gli unici luoghi dove la protesta si è saldata con la causa palestinese è stata nella città di Haifa e nella Galilea settentrionale, la cosiddetta unghia della Galilea. Lì il Partito Comunista è riuscito a fare massa critica mettendo insieme israeliani e palestinesi. Il problema della coscientizzazione, del problema dell'occupazione, è molto forte in Israele. Queste persone che animavano le tendopoli non si ponevano minimamente il problema dell'occupazione. Erano dei maggioranza di sionisti di sinistra che per loro, insomma, l'occupazione può essere anche un fatto positivo. E vedremo anche perché l'occupazione è un fatto positivo per Israele. Israele in realtà ha un'economia di tipo colonialista nei confronti della Cisgiordania, non più della striscia di Gaza, evacuata nel 2005. Poi vedremo anche perché l'ha evacuata. Allora, qui mi sarebbero servite le carte, posso...
Oslo e dagli accordi di Taba sta venuta fuori praticamente quella che Jeff Halper, un compagno parente del mostra praticamente quella che era la ripartizione parente o uno parente del 1947. Ah, questi qua più scuri sono i territori praticamente palestinesi, quelli più chiari sono i territori praticamente israeliani. Sì, sì, un attimo. Allora, che cosa è imbarazzante? Allora, essendo seri, la parte più scura ovviamente erano i territori che dovevano andare ai palestinesi, la parte più chiara i territori che dovevano andare ovviamente agli israeliani. Gerusalemme è segnata in rosso perché doveva essere una zona ovviamente, una città libera in qualche modo, sotto ovviamente mandato ONU. Allora, nei fatti non è stata così ovviamente, perché dopo la guerra del 48... questa zona si è ristretta a quella che viene definita la green line, la linea verde dell'armistizio con i giordani. Questa zona è stata occupata dagli israeliani e anche la zona di Ashkelon, che è questa zona qua, anche occupata dagli israeliani. E quella lì su che vediamo a nord di Haifa è la cosiddetta Unghia della Galilea, dove il Partito Comunista in realtà ha la sua roccaforte. Posso andare avanti? Ah, ok. Allora, questa qui invece, ovviamente, è la cartina che riguarda le zone che sono contese, ovviamente, al momento tra Siria e Israele. Su questa ci voglio tornare un attimo dopo, se è possibile, se possiamo andare avanti. Che dopo farò anche un passaggio sulla... Ecco, questa ovviamente è ciò che è restato della Palestina. Allora, Gerusalemme è qui, Israele si spinge, ovviamente, fino a questo punto. Entra direttamente nella Cisgiordania e questo è ciò che rimane della striscia di Gaza. Questi sono i risultati ovviamente della guerra del 67. Avanti. Ok, allora queste macchioline che voi vedete in realtà è la Palestina. Cioè, allora, la Palestina dovrebbe nascere entro questo confine, che è la linea verde. In realtà, il 20 settembre, questo qua è chiaro. Esattamente. Allora, quella zona lì, parente, in realtà sarà la Palestina. Come vedete, sono zone che sono circondate da altri colori. Quei colori, ovviamente, sono i colori che indicano le colonie e gli insediamenti israeliani, che in pratica sono costruiti in modo da circondare completamente i villaggi e le città palestinesi. Avanti. Ok. Questa è una carta in qualche modo non aggiornata. Molte carte in realtà non sono aggiornate. Allora, l'unico ovviamente riesce a fare aggiornamenti anno per anno della situazione del muro e delle colonie è l'OCHA, l'organizzazione dell'ONU per gli affari umanitari. Per le organizzazioni come associazioni, partiti, è molto più difficile ovviamente fare questo lavoro. Allora, l'OCHA ha questo mandato, quindi si fa forte il mandato ONU con gli israeliani per ottenere queste carte. In realtà le associazioni no. Quindi, insomma, devono sempre trovare modi molto molto creativi per costruire queste carte. Allora, confine di Gerusalemme 47-67. Vedete, questa è la municipalità araba. È questa. E questa, ovviamente, è la zona che è stata occupata, ovviamente, in pratica dagli israeliani, che la cosiddetta Gerusalemme Ovest. Questo, ovviamente, voi vedete qui intorno, sono tre colonie, degli Assim, ovviamente, En Karim e Mala. In realtà, ovviamente, questi erano ex villaggi palestinesi. Cioè,
la strategia israeliana, scusatemi, è quella di radere al suolo i villaggi palestinesi e costruirci sopra i propri insediamenti. Ok, questo invece è il distretto di Gerusalemme secondo l'autorità nazionale palestinese. Questo è il disegno che loro danno ufficialmente. Qui abbiamo i quartieri palestinesi in giallo ocra, quelli blu parenti sono i quartieri israeliani e quelle rosse sono le basi militari. Allora, come vedete, le basi militari sorgono tutto quanto sul lato est, cioè nel lato palestinese. Allora, se io devo fare una base militare, me la faccio in casa mia, non me la vado a fare in casa degli altri. Ma ovviamente questo non vale per Israele. Ok, i quartieri israeliani e palestinesi esistenti nel municipio di Gerusalemme, questo ovviamente per il 2002. Allora, questo acquavento è un po' più di difficile parente lettura, anche data parente la risoluzione. Ah, questo parente fare in maniera più dettagliata Gerusalemme ovest in mano agli israeliani, Gerusalemme est e poi Male Adumim, che è la colonia. Nei piani israeliani Male Adumim deve raggiungere il Giordano e tagliare la West Bank in due parti. Ok, e questo ovviamente è molto ottimisticamente quello che dovrebbe venire fuori dello Stato palestinese. Allora, questa zona qua è tutto bianco, tutto Israele. E gli israeliani ovviamente hanno occupato le zone strategiche dal punto di vista delle risorse idriche, che appunto è la valle del Giordano, esattamente. In realtà ovviamente sono delle colonie che stanno di qua del Giordano, di là del Giordano e di qua del Giordano. E non verranno spostate. Cioè nei piani di pace comunque, anzi negli accordi di pace, sia di Oslo e Taba, quelle colonie sarebbero restate lì, non si sarebbero spostate. Nel 73, quando ci fu la guerra del Yom Kippur, l'occupazione ovviamente dell'attuale del Golan, in realtà dà il controllo totale sul fiume, la valle del Giordano. L'azienda che controlla le risorse idriche in Israele è un'azienda privata, ma è sotto controllo militare, perché lì l'acqua è stata considerata una risorsa strategica. Qui voglio tornare un attimo alla questione di Gaza e dell'acqua. Gaza subisce anche un assedio per quanto riguarda l'acqua. A parte ha subito un depauperamento delle proprie risorse idriche continuo in questi anni, soprattutto per quella follia che avevano coltivato gli israeliani per molto tempo di far fiorire il deserto. In realtà il deserto del Negev ne ha fatto fiorire con l'acqua tolta a Gaza. Qui mi ricollego a quello che dicevo prima nel 2005, quando c'è stato lo sgombero dei coloni da Gaza. Qui spiego una cosa. Allora, quando Israele costruisce proprio coloni dei territori occupati, vi costruisce degli industrial parks, cioè dei parchi industriali. In questi parchi industriali sono destinate tutte le produzioni altamente inquinanti. Ora, tutte le acque, tutti i residui dipendenti di quei processi di lavorazione sono scaricati in territorio palestinese. La stessa cosa succedeva a Gaza. Il livello di avveramento delle acque era arrivato a un tale livello che gli stessi coloni ne stavano subendo gli effetti. Questa è una delle cause per cui Sharon decise di sgomberare le colonie costruite nel nord della striscia di Gaza e lungo la fascia costiera. Esatto. Tra l'altro, la costruzione dei parchi industriali è un vero e proprio dumping sociale, perché la Palestina non ha industrie, non ha manifatture, non produce alcunché. L'unica produzione è quella agricola, e i palestinesi sono costretti a vendere i propri prodotti agricoli agli israeliani, che a loro volta li rispediscono nella West Bank.
I palestinesi, gli operai palestinesi, quei pochissimi operai palestinesi, lavorano nei parchi industriali nelle colonie e sono sottopagati. Uno dei problemi, appunto, ecco, e qui mi ricollego alla questione apparente degli indignati israeliani, è che gli indignati apparente degli israeliani di Tel Aviv sappiano con i palestinesi, perché dicono voi ci rubate il lavoro. È una situazione un po' paradossale comunque. Esatto, possiamo andare avanti. Ok, questo invece è nel maggior dettaglio quello che viene fuori. Questa carta è aggiornata al 2010, questa qui, e questa è una carta redatta appunto da Fassia insieme a quella dell'ICAD e insomma che è stata coordinata da Ben Alper. E questo è ciò che resterà della West Bank. Possiamo andare avanti, c'è un'altra carta dopo, ecco qua. Questa è quella che viene definita la cosiddetta matrice di controllo. Queste linee apparente nere che voi vedete correre in Cisgiordania sono le più importanti, le bypass road, che tagliano apparente da est verso ovest e da nord verso sud apparente la Cisgiordania. Queste bypass road mettono in collegamento gli insediamenti delle colonie ebraiche l'uno all'altro e mettono in collegamento ovviamente i parchi industriali l'uno all'altro delle colonie, e questa è la famosa scacchiera in cui all'interno ci sono le città palestinesi e i villaggi palestinesi. Ora dovete immaginarvi queste bypass road non come una strada normale, ma sono ovviamente strade come le autobahn tedesche, cioè non c'è limite di velocità, sono ovviamente percorsa da questi SUV ovviamente dei coloni da una parte all'altra, è costituito su un terrapieno. Quindi è come se formasse una sorta di muro di trincea con i terreni palestinesi. E quindi questo è uno dei metodi per controllare gli spostamenti dei palestinesi. Quindi i palestinesi non solo sono obbligati a essere circondati dalle colonie israeliane, che le più importanti appunto in Male Adumim intorno a Gerusalemme, quella di Ariel intorno a Nablus, la colonia verticale di Hebron, perché Hebron è occupata in maniera verticale, il centro storico di Hebron, che insomma di epoca ottomana, è stato occupato dagli israeliani negli ultimi piani. I palestinesi sono stati a vivere a pian terreno e a primo piano. E sono stati costretti a stendere delle reti di metallo da una parte all'altra di queste strade, perché i coloni vennero in forma insomma di lotta per cacciare i palestinesi, gli buttano la mannizza addosso. E passeggiando per le strade di Hebron ci sono queste reti ormai ricolme di spazzatura buttata giù dai coloni. Quindi abbiamo le bypass road, le colonie, e abbiamo i checkpoint. I checkpoint ormai hanno assunto una forma estremamente particolare, perché hanno preso a modello il checkpoint di Gaza. Allora, non ci sono più i vecchi checkpoint in cui si attraversava il tornello come allo stadio, un soldato israeliano che ti chiedeva i documenti, no. Ora c'è un lungo corridoio in cui tu vieni instradato, senti le vocine che escono dagli altoparlanti, ci sono delle videocamere che ti riprendono e ti dicono che cosa fare e che cosa non fare. Quindi c'è un processo di straniazione nei confronti dei palestinesi, in modo da evitare qualsiasi contatto tra i palestinesi e gli israeliani. Ed evitare anche quel fenomeno che ormai era diventato parecchio irritante per le autorità israeliane, quello di vedere i propri soldati essere sfottuti dai palestinesi ai checkpoint. Insomma, perché i palestinesi... Io lo dico sempre, non dovete immaginarveli come una popolazione china, oppressa, che sta là, che subisce solo l'occupazione israeliana. Ha mille modi di resistere. La resistenza non è quella solo dei razzi lanciati sulle città di Ashkelon e Ashdod. La resistenza è quella di mettersi a suonare il violino a un checkpoint. La resistenza è quella di...
di sfottere il soldato, e che i palestinesi conoscono tutti l'ebraico, e li prendono in giro, dicendo: vabbè, io sarò costretto a passare in 3 giornate, venite qui, ma ci sarai costretto anche tu. Cioè, sono 1000 forme di resistenza, anche teatrali, anche non violente. Qui faccio un passaggio, guardate che i palestinesi hanno accettato veramente la non violenza, non per una scelta strategica, ma perché si sono resi conto che una vittoria militare era impossibile per loro. È una scelta meramente tattica quella della non violenza da parte dei palestinesi. Passando avanti. Ok, queste invece veramente sono quelle dell'OCHA, che rappresentano ovviamente il percorso del muro il muro dell'apartheid, quello che noi chiamiamo il muro dell'apartheid, ma che loro chiamano il muro di separazione. Allora, questa è la linea verde, non so se riuscite a vedere tutti quanti la linea verde. In realtà il muro non corre sulla linea verde, non corre ovviamente su quello che è il confine dell'armistizio, ma si inolta all'interno ovviamente della West Bank, andando a circondare o a proteggere, come dicono loro, le colonie dagli attacchi dei palestinesi. Quindi nei fatti loro stanno prendendo molto più territorio di quanto gli spetterebbe, anche se dovesse sorgere nella West Bank, la striscia di Gaza. Il problema sarebbe a quel punto riuscire a smantellare le colonie, riuscire a smantellare gli insediamenti, eliminare il muro, costruire una linea di frontiera tra due paesi, però questo è molto difficile. Israele non lo vuole fare. E Israele, di fronte a questa cosa, ha due scelte: o abbandona l'impresa sionista, diventando di fatto uno Stato binazionale, oppure si costituisce come uno Stato dell'apartheid, come lo era il Sudafrica, in cui per legge è sancita la superiorità degli israeliani nei confronti dei palestinesi, come lo era appunto nel Sudafrica dell'apartheid. In realtà oggi, più andiamo avanti, lo slogan due popoli, due stati si va allontanando sempre di più. Oggi, non posso dire, è difficile pensare sgomberiamo le colonie, è difficile pensare che gli israeliani abbandonino veramente la Valle del Giordano, è difficile pensare che abbandonino tutto quello che ricavano dall'occupazione, è molto difficile. A fronte della realtà della Palestina, noi dovremmo veramente capire qual è la nostra posizione. Due popoli, due stati forse andava bene prima del 67, quando la West Bank era occupata dai giordani, e forse si poteva veramente pensare a due popoli, due stati. Ma oggi, che dal 67 in poi l'occupazione israeliana è diventata così virale nei territori occupati, nei territori palestinesi, forse dovremmo ripensare a tutta la situazione in Palestina e a tutta la situazione in Israele. Arianna Valente all'inizio faceva riferimento alla posizione del nostro partito. Io voglio spendere due parole su questo, perché insomma è un tema che mi sta a cuore, e poi concludo. Allora, non abbiamo contatti con il Partito Comunista Italiano, uno dei più importanti partiti comunisti dell'area. Abbiamo rotto i contatti con i fronti, sia il Fronte Democratico della Liberazione della Palestina, sia con il Fronte Popolare della Liberazione della Palestina. Il motivo qual era? La lotta armata. Ecco, il motivo era questo. Il nostro partito a un certo punto ha sposato il pacifismo, ma quello delle anime belle. Ha sposato la non violenza, ma non quella tattica da dover per forza impiegare, perché non hai la forza né la capacità, non hai alcun sostegno esterno per supportare e sopportare poi un combattimento con le truppe israeliane. Guardate, la seconda intifada nel 2002 è finita così. Cioè, la repressione è stata veramente pazzesca. Jenin è stato il campo profughi di Jenin, è stato raso al suolo completamente. E lo stesso è accaduto nella città di Nablus, assediata per mesi interi. È accaduto a Tulkarem, distrutta, devastata.
Allora, su queste cose, secondo noi, ovviamente, il partito si dovrebbe interrogare, ovviamente, e chiedere, ovviamente, quali sono i nostri interlocutori, come interlochiamo con questi soggetti. Interloquire anche con le associazioni israeliane, perché ce ne sono di sinistra non sionista in Israele. C'è il Comitato contro l'abbattimento delle case dei palestinesi, c'è l'Alternative Information Center, anche se deve un po' verso il trotskismo, però insomma si può avere a che fare. Però dei soggetti ci sono, ma con questi soggetti il partito non ha mai interloquito. Allora, ieri en passant con Arianna, mi pare, o con un altro compagno, mi ricordo, diceva una cosa. Questo è quanto riguarda la Siria. In Siria ci sono due partiti comunisti. Tenete conto che il comunismo è stato reso di nuovo legale dal colpo di Stato interno al Baath di Hafez al-Assad, il padre di Bashar. No, quello che oggi dipingono tutti quanti come un assassino. Però io forse qua sarei impopolare, però voglio le prove di quello che accade in Siria. E finora, a parte qualche video sballato di qualche telefonino, e quello dice la BBC, Al Jazeera, non ne ho avute. Allora, il nostro responsabile esteri ha alzato il telefono, ha chiamato a Damasco al suo parente omologo del Partito Comunista Siriano, gli ha chiesto, ma che sta succedendo? Il nostro parente responsabile ha chiamato parente al segretario del COT, il Partito Comunista Operato Tunisino, e gli ha chiesto che sta succedendo? Ha fatto la... No, scusa, però dovrebbe saperlo, insomma, un responsabile estero, così mi ha fatto, eh? Ha ragione. E gli possiamo fare una sottoscrizione a questo punto. Devo dire, insomma. Allora, veramente, su questa nota estremamente polemica, lascio veramente alle domande, insomma, a parte vostra. Brava. Allora, un'altra giornata. Allora, comincio dalle questioni di geopolitica. Allora, voglio essere sincero. Allora, io come comunista, allora, quando ci fu nel 2008 la guerra del Caucaso, si è acceso, la guerra del Caucaso, io fui uno di quelli che festeggiarono l'entrata delle truppe comunque in Georgia, l'entrata delle truppe russe. Ho seguito praticamente quella vicenda come una sorta di maniaco, azzeccato alla televisione comunque, se tutti i quotidiani che riportavano notizie stavo là comunque, insomma, mi sono letto veramente di tutto su quella vicenda. Però, come posso dire, perché in qualche modo io ero consapevole che forse c'è una sorta di nostalgia verso certe cose. Però la Russia comunque non è l'Unione Sovietica, la Cina non è quella di Mao. Il Brasile con tutti i suoi, e parlando solamente dei paesi dei BRICS, tra cui metto anche il Sudafrica, non è il patto di Varsavia, insomma, cioè, non si sta intervenendo in difesa della causa internazionalista. Putin, insomma, non è un dirigente del PQS, è un ex presidente ufficiale del KGB, esatto, che quando è stato il momento ha partecipato alla svendita dell'Unione Sovietica. E sinceramente non mi sento parente di appoggiare comunque un paese del genere. Capisco in qualche modo la realpolitik geopolitica, no? Che dice, vabbè, ok, tra l'imperialismo americano, l'imperialismo britannico, il revanchismo francese, forse siamo costretti a una scelta del meno peggio in qualche modo. Beh, guarda, non voglio infilarmi nella logica dello scegliere parente o questo o quello. Forse voglio scegliere parente e infilarmi nella frattura che si crea nel sistema mondo. Per citare en passant Wallerstein. E lì operare. Operare all'interno delle contraddizioni. Operare nelle contraddizioni parente che possono esserci appunto nel rapporto tra Chavez che piglia il petrolio, vende insomma
e piglia il gas con Teheran, insomma. Le contraddizioni che sviluppano parenti i paesi dei BRICS, le contraddizioni parenti che sviluppano i paesi africani. Tu hai fatto parenti il discorso sul Mozambico. Il Mozambico è un paese forte in Africa, come lo è anche l'Angola. Esatto. Due paesi che vengono appunto dall'esperienza della colonizzazione portoghese. L'MPLA si è molto più compromesso comunque rispetto a Frelimo. Però sono veramente paesi emergenti, che forse entreranno veramente in un futuro veramente una comunità più ampia che cerca di controbilanciare veramente gli Stati Uniti. Grazie anche agli investimenti cinesi. Però guarda, ci devo fare il passaggio veramente. Sì, però. Allora, io sulla Cina faccio un passaggio, ma dico sempre una cosa. Allora, nel 73 Deng Xiaoping non si è chiamati veramente gli economisti marxisti a rifondare l'economia cinese, si è chiamato la scuola di Chicago di Milton Friedman. Cioè, Deng Xiaoping quando disse non importa che il gatto sia bianco o nero, basta acchiappi il topo. Ma un attimo, sta cosa mi pare molto comunista comunque. No, però no, dico, come posso dire, però guarda, io da questo punto di vista nutro una grande fiducia nel comunismo cinese, non quello veramente ufficiale. Io nutro una grande fiducia nel comunismo delle campagne cinesi, delle fabbriche cinesi, cioè quello che è rimasto di Mao in Cina e che non è Wen Jiabao, assolutamente. Di questo momento mi ci gioco la maglietta di Iron Man sotto, insomma. Sudata, praticamente. Allora, per continuare sempre a braccio, insomma, allora, a risposta a Ben sui rapporti del PC, del Partito Comunista di Israele con l'FPLP. Al momento non ce ne sono. Non ce ne sono veramente per due ordini di motivi, insomma. Il PC, il Partito Comunista di Israele, dovuto scegliere anche lui il pacifismo tattico. Il Fronte Popolare ufficialmente una forza ente di resistenza armata agli israeliani. L'altra ragione è perché non si può parlare, cioè come è impedito non solo all'FPLP, ma anche all'FDLP, ma anche a partiti moderati come Al-Mubadara, cioè in Serio Popolare, di parlare con i partiti parenti israeliani. Israele non è che non permette solo ai palestinesi di uscire, ma non permette nemmeno agli israeliani di entrare nei territori occupati. L'anno scorso i matrimoni misti sono stati vietati. Israele sta de facto diventando una sorta di teocrazia. O come lo definiscono loro, in qualche modo molto molto parente perversa, uno stato parente etnico. Cioè fanno dell'ebraismo un dato di etnicità. E questa cosa a me ricorda altre cose. Cioè a me ricorda Rosenberg questa cosa, scusate cari compagni. Cioè avere veramente gli israeliani che dicono io mi connoto dal punto di vista del sangue e del suolo, parente, così. Non lo so, che è successo? Che ci siamo persi, parente? Quindi questo per dirti parente questa cosa. Il ruolo dell'FPLP. Allora, il ruolo dell'FPLP è importante, non a livello delle elezioni politiche, insomma, ma è molto importante a livello delle elezioni amministrative. I due fronti, in realtà, hanno sempre avuto comunque una buona affermazione in termini elettorali nelle elezioni delle municipalità delle città della Cisgiordania. Ma a livello parente nazionale, in realtà ha percentuali che si dovrebbero aggirare, se non sbaglio, su 3, 5, 3, 6. Ma forse, insomma, non molto importante nel panorama nazionale. Le due forze che predominano a livello nazionale in Cisgiordania sono, ovviamente, Hamas a Gaza e Fatah in Cisgiordania. Fatah era il partito, insomma, di Yasser Arafat. E questo per definire veramente molto a grandi linee e molto superficialmente la questione delle elezioni, anzi delle forze politiche in campo, anche perché tenete conto che i palestinesi hanno sofferto la nostra stessa frammentazione,
politica. Cioè c'è il Fatah, c'è il Fronte Popolare della Liberazione della Palestina, che ha dato vita praticamente a Fronte Popolare della Liberazione della Palestina a comando generale sotto i siriani, al Fronte Democratico della Liberazione della Palestina di tendenza maoista, ha dato vita praticamente a un altro gruppo praticamente di tendenza trotskista, dall'FDLP è nato poi il FIDA, che è una sorta insomma di partito socialdemocratico. Il Partito Comunista Palestinese ha cambiato nome a metà degli anni 90, chiamandosi il Partito del Popolo Palestinese. Da questo poi è nato Al-Mubadara, l'iniziativa popolare, che sarebbe più o meno come SEL. Insomma, cioè sono abbastanza frammentati lì in Palestina. La ragione della vittoria di Hamas nelle elezioni del 2006 è stata l'estrema frammentarietà delle forze di sinistra. Nelle forze di sinistra io ci butto dentro pure Fatah, insomma, ma che ormai di socialista Fatah non c'ha più niente, comunque. A parte l'iscrizione all'internazionale socialista, ma non c'ha più niente, poi c'ha pure insomma il Labour Party e il PSE francese, quindi non fa testo questa cosa, insomma. Allora, la questione apparente di come è proceduta, come sono procedute le rivoluzioni apparente nei paesi dell'Africa del Nord, Daniele. Allora, il problema è che non è che si è scoppiata all'oggi al domani. Siamo stati noi disattenti, siamo stati noi a pensare in termini limessiani al Maghreb e al Mashrek. Siamo noi che abbiamo ragionato in termini borghesi, perché non c'è rimasto altro modo con cui ragionare. Cioè, è vero, il nostro responsabile essere non la colpa è sua, la colpa è del partito. La colpa è dell'eredità, lasciateci, per quanto riguarda le relazioni internazionali del nostro partito. Per quanto riguarda anche le relazioni con alcune organizzazioni medio orientali. Si è preferito rivolgere la nostra attenzione alle associazioni che facevano cooperazione, che facevano insomma pacifismo tout court, ma non si è rivolto la nostra attenzione alle associazioni molto più importanti. Qui torno a Paola. A Paola, Luisa Morgantini fa parte di Assopace. E ti dico che la vita in Assopace non è tranquilla. Cioè, nel senso che Assopace è un'associazione che raccoglie all'oggi iscritti di Rifondazione e iscritti di SEL. E facciamo cane e gatto. Cioè, lo dico molto chiaramente, insomma. Cioè, stiamo a morsicarci una continuazione. A volte anche portandole e discussioni a una durezza molto molto estrema, appunto perché io dico qua chiaramente anche altri compagni, io definisco Hamas no, è meglio. Come mi ero fermato? Hamas, ok. Paola! Allora, noi nel 2005 come volontari abbiamo avuto modo di intrattenere rapporti non molto amichevoli con Hamas, come Assopace. Era il 2005, eravamo a Nablus. Dopo che abbiamo visto qual era la politica di Hamas a Nablus, noi abbiamo definito Hamas un'associazione paracamorristica. Allora, facciamo un po' di storia di Hamas. Ciao! Allora, Hamas ha il suo successo perché fa lo sciacallo della sinistra decapitata dagli israeliani palestinesi.
dagli israeliani. Allora, gli israeliani tra gli anni 20, 70 e 80 decapitano tutta la leadership vente delle forze progressiste di sinistra palestinese, sistematicamente, attaccando attraversamente gli agenti del Mossad anche in paesi vente esteri, anche l'Italia, Londra, gli Stati Uniti, anche nei paesi dell'est. In quegli stessi anni l'associazione vente di sostegno e di aiuto musulmano veniva registrata senza alcun problema in Israele. Questa associazione è Hamas. Io non voglio dire, come fanno alcuni compagni israeliani, che Hamas sia un'aggressione venuta di Israele. Però Israele gli ha dato una mano. Ora, sul carattere di Hamas venuta di forza antiimperialista, questo giovane è qualcosa mi... L'altra cosa è che Hamas non l'ho mai sentita dire alcunché contro le politiche neoliberiste, in genere. Perché se tu prendi l'Ennahda in Tunisia, è neoliberista. I fratelli musulmani in Egitto lo sono. La KP lo è in Turchia. Questo per fare il quadro di quello che può essere... Per quanto riguarda invece il dato effettuale della definizione di Hamas come organizzazione paracamorristica, è perché Hamas sta pigliando il pizzo dai commercianti, da tutti i commercianti, non dai commercianti che sostengono Hamas, non dagli iscritti ad Hamas, non dai sostenitori di Hamas. Questi fanno il giro per il centro storico delle città che governano e si vanno a pigliare i soldi ufficialmente per i prigionieri detenuti in Israele, per aiutare le famiglie. Io che so di Napoli, questa cosa la fa la camorra. Allora, questo è quello che ho da dire su Hamas. Allora, perciò il mio punto di riferimento non è Hamas. Cioè, per quanto possano essere residuali le forze di sinistra in Palestina, e lo sono, non mi voglio bene dire, ah, è la grandezza dei fronti, insomma, eccetera. Però sono loro. Con le scelte anche sbagliate che hanno fatto, con gli errori che hanno commesso, anche dopo l'89, non può essere Hamas, non lo potrà mai essere Hamas. Anche se Hamas è una forza politica estremamente mimetica, e questo c'è da dirlo, perché in alcune municipalità governa, e governa come governava la nostra democrazia cristiana. Governa apparentemente appunto come governa la KP in Turchia. Governa come probabilmente governerà, se si decideranno di fare apparente le elezioni in Tunisia, in coalizione col PDP, l'Ennahda. Allora, questo per me è importante sottolinearlo, veramente, perché ci tengo tantissimo. L'altra questione delle relazioni con le associazioni. Allora, qui faccio un passaggio veramente sui cosiddetti refusnik. Allora, di refusnik ci sono due tipi. Gli obiettivi di coscienza occidentale, rifiuto della violenza, rifiuto del servizio militare, e refusnik militari. Sono a volte anche dei compagni che servono nell'Israelian Defense Force, sono veramente di sinistra, ma che accetterebbero di difendere lo Stato di Israele in caso di invasione, ma che si rifiutano assolutamente di attaccare paesi che non hanno mai attaccato Israele. Questo è accaduto durante la guerra del Libano nel 2008, hanno dovuto fronteggiare un caso di enormità, tantissimi insomma, generali, colonnelli dell'aviazione, Israele si è rifiutato di attaccare il Libano, di bombardarlo. La stessa cosa per quanto riguarda il servizio militare in Cisgiordania. E quel movimento là dei refusnik militari forse è molto più avanzato per quanto riguarda la coscientizzazione rispetto ai refusnik obiettivi di coscienza. È un gioco di parole comunque, ma è così. Tra l'altro, questi, è vero, Jeff Halper che parla della Sionism Box, cioè la scatola sionista, che è una sorta di mentalità che sta in Israele, in cui se fa una cosa del genere automaticamente sei un traditore.
Però se tu parli con questi refusi, mi dici no, io sono israeliano, io sono il vero israeliano. Allora, si può colloquire con questi soggetti? Penso di sì, penso dovrebbero essere dei soggetti con cui vendere ciò che fare. Questo va anche per quanto riguarda le associazioni, non per quanto riguarda l'associazionismo. Potrei dirti che si può avere a che fare con il Comitato Israeliano contro l'abbattimento delle case palestinesi. Prima citavo sempre l'Alternative Information Center, che fa un lavoro di analisi economica sui costi dell'occupazione che è esemplare. E questo, insomma, per... voglio una cosa che appose l'associazione. Luisa non è l'associazione, che lei è dell'Assopace, è portavoce. Però fortunatamente l'associazione è già in maniera orizzontale. Cioè, non è che Morgantini detta la linea, e né Sirio, che è il portavoce maschio, perché insomma abbiamo questa cosa gender balance. Soprattutto insomma, dovremmo avere la tavola di party balance, perché sono tutte delle selle comunque, a me ci sono i punti di fondazione comunque. Ma loro non dettano la linea, e né la possono dettare. Su questo. Quindi quando tu ti trovi per fare veramente con i gruppi insomma locali dell'Assopace, insomma, sappi che quella posizione è gruppo locale, non quella del nazionale. Questo per insomma per una cosa. Le domande del compagno Ruotolo. Il problema della Shoah. Io devo dire la verità, io mi sono avvicinato alla casa palestinese per converso. Cioè, io all'università mi sono avvicinato alla casa palestinese, però non studiando la Palestina, ma studiando veramente la filosofia ebraica. E studiando veramente Buber e Levinas. E di ritorno sono capitato in Palestina, stranamente, insomma. E partendo da queste posizioni, io il problema della Shoah non me lo sono mai posto. Non me lo sono mai posto perché non pensavo di essere antisemita. Anche perché penso non si possa essere antisemiti in qualche modo. Dovremmo essere sia contro gli ebrei che contro gli arabi, insomma. E poi semita indica una lingua. Non può indicare un'etnia, non può indicare un popolo. Fare il gioco degli altri se mettesse a fare questa cosa comunque. Posso essere antisionista come un antinazionalista, come anche Fatah non rispecchia forse le nostre posizioni, perché Fatah è un movimento nazionalista. E io ho avuto forse una grande esperienza, abbiamo avuto che stava pure con chi è stato vittima della Shoah, e forse sono i maggiori attivisti pro Israele, pro Palestina. Cioè, ci sono organizzazioni composte solo da scampati ai campi di sterminio. E sono, Physician for Human Rights, che girano, questa clinica mobile, pigliandosi, i colpi dell'artiglieria, o dei fucili, israeliani. Si girano, tutta la Palestina, assicurando visite specialistiche ai palestinesi, se non si possono muovere, l'abbiamo visto. Ci sono le nonnine contro l'occupazione, altre scampate ai campi di sterminio, e sono tutte delle compagne, tutte comuniste che poi una volta uscite dai campi, che uscite prima ha fatto pure la resistenza, e queste ogni giorno vanno di fronte alle carceri israeliane insieme alle donne palestinesi a protestare per far liberare i figli dei politici palestinesi. Perciò io non mi pongo il problema della Shoah, perché sto insieme a questi compagni. Quindi, per me posso dire, non è un problema. E non è un problema, anche se lo è stato, anche nel nostro partito, far capire che antisemitismo e antisionismo non è la stessa cosa. Mi ha avuto a che fare, per breve tempo, fortunatamente, con chi mi diceva, guardate, noi non possiamo essere antisionisti, che vuol dire essere antisemiti? No, va a scuola, nata a voto. Cioè, torna sui libri, compagna. No, per dire, insomma, come
come parente affronto e risolvo io, ma personalmente io la questione. Come penso dovrebbe parente in qualche modo risolvere parente il partito? Cioè comunicare attraverso una posizione forte che noi non siamo antisemiti, che l'antisemitismo non ci appartiene. Ma come se per la storia del comunismo l'antisemitismo non può essere il nostro DNA. Altra cosa diversa è l'antisionismo. Herzl era un nazionalista. Herzl ha costruito una nazione ebraica. E qui torniamo all'altra questione dell'inizio e tu mi poni il problema dello Stato di Israele. Io lo anticipavo in qualche modo. Israele o va verso uno stato dell'apartheid, e ricordo bene che Israele era uno dei pochi paesi che aveva contatti e rapporti economici con il Sudafrica dell'apartheid, che addestrava le truppe sudafricane per le operazioni in Namibia e in Angola. Allora, o sposa questa prende questa via, oppure cambia. Naturalmente sta anche a noi fare in modo che Israele campi. Cioè, che voglio dire, a noi una cosa che hanno insegnato in Astro Pace fondamentale era: non fatevi dire mai voi la situazione non la capite perché venite da fuori. No, noi la situazione la possiamo capire, e forse anzi il fatto che veniamo da fuori può aiutare. Allora, se non sosteniamo il Partito Comunista di Israele, se non sosteniamo le forze di sinistra che sono lì, se no, arriva la compagna del cotto tunisino e dice che io ho bisogno di ricostruire tutti i rapporti che avevamo un tempo come Partito Comunista Tunisino con i partiti europei, noi il risultato di una Tunisia non neoliberista o di una israstina, vecchia idea di algerini e libici, non l'avremo mai. Avremo uno stato dell'apartheid. Quindi questo, insomma. Spero di essere stato esauriente. Io penso che il Partito Comunista Libanese abbia un vantaggio. Combatte insieme agli Hezbollah. Perché è un vantaggio? Hezbollah è sciita, ma appartiene a quello scismo con un forte radicamento sociale, molto impegnato nel sociale, che è lo stesso scismo che noi troviamo in Iraq meridionale. Questo aiuta a mantenere i rapporti, a rafforzarli tra il PCL e gli Hezbollah. E in realtà questa cosa può essere usata anche come leva per operare un cambiamento all'interno di Hezbollah. Io non credo che si possa fare la stessa cosa con i fratelli musulmani, non credo che si possa fare la stessa cosa con l'Ennahdah, perché il fronte della sinistra in Tunisia ha cercato di costruire un fronte anche con l'Ennahdah, in opposizione al neodestur di Ben Ali, ma non ci sono riusciti, perché l'Ennahdah sposava una linea neoliberista. Con gli Hezbollah è differente, ci sono dei margini di manovra, ma li sto parlando di manovra, sto parlando che dovrebbero esserci dei rapporti organici, è forse una situazione contingente che può essere sfruttata per il futuro, per indurre un cambiamento in quella forza politica, perché secondo me le forze politiche dovrebbero cambiare, insomma, dovremmo portarle insomma tutti quanti ad essere comunisti, cioè lo so, però uno insomma, almeno ci prova.